Amici di Varesotto, ciao a tutti, ci troviamo nella sala consigliare del Comune di Leggiuno. Con me questa sera Patrizia Rossetti, siamo qui ancora con Culturalmente. Sì, infatti questa volta è il sesto anno che facciamo Culturalmente e ci sono tre serate con tre diversi autori, di cui questa è la prima, organizzata dalla Proloco con la collaborazione della Lezedunum, le Rupi e la Biblioteca Comunale. La prima serata è con l'autrice Laura Travaini, che ha scritto Quella volta che il circo arrivò a Orta. E questo libro devo dire che a me è piaciuto molto. È un romanzo particolare con tanti argomenti, però al finale non ve lo dico perché lo leggerete eventualmente. Poi la seconda serata, che sarebbe il 12 di luglio, c'è questo signore Gioele Porrini, scrittore, che fra l'altro è un amante delle orchidee. E infatti il suo titolo è Clateia, la regina delle orchidee. Poi ci sarà l'ultima serata, l'editore Pietro Macchione, che racconta se stesso, perché ha scritto appunto un libro bellissimo, mi è piaciuto tantissimo perché riguarda proprio la storia di questo signore che ha rubato la Gioconda e ha tutti i testi storici dell'epoca inseriti nel libro. Devo dire che è molto interessante. Ringrazio la Varesotto di questa intervista e mi raccomando, venite a trovarci. Grazie. Amici, con me l'autrice del primo libro, Laura Travaini. Ciao Laura, ciao. Vedo che sei anche accompagnata questa sera. Sì, sono accompagnata dal mio cane, che ha un nome letterario, Barone, come si chiamava il cane di Carlo Levi in Cristo si è fermato a Eboli. Ecco, allora abbiamo Quella volta che il circo arrivò a Orta. Di cosa parla il tuo libro? Ecco, anche il mio libro è ambientato nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, racconta la storia di Amelia Dente, una giornalista romana, una donna libera che paga la sua libertà con il confino. Inizialmente un confino nell'Italia centrale e poi quando gli alleati, gli anglo-americani risalgono l'Italia, per mero errore viene mandata sulla Godorta, a Orta, dove io vivo, e lì la sua vita cambia perché incontra le persone del paese, scopre i segreti del paese e incontra anche un circo che si ferma sul lago. Allora, all'interno del tuo libro c'è una ricetta molto intrigante. Cosa puoi dirci? Vi posso dire che è una ricetta del Bunet, un dolce tipico piemontese. Il direttore del circo, Anacleto Gallaretto, invita nella sua carovana a pranzo la giornalista Amelia Dente. Un pranzo che vuole essere una seduzione, e lui le prepara i plin, che sono i ravioli piemontesi, quelli che si servono alla curdunà al tovagliolo. Ma sono tempi di guerra, non ha gli ingredienti per preparare un dolce, e questo dolce il Bunet lo racconta in un modo così fascinoso che chissà. Chissà, e allora noi amici, noi leggiamo il libro e così vedremo come va a finire. Grazie, certo. Laura, e grazie di tutto. Grazie a voi, grazie.